Ben trovati qui con me, Audrey, su canale Geek Island. Sono tornata, ho avuto qualche piccolo problemino, ma sono tornata e, come promesso, riporto nuovamente Coral Island. Facciamo questo secondo episodio di Coral Island e andiamo un po' avanti in quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E, non ricordo benissimo dove fossimo arrivati, ma sicuramente siamo ancora dei pezzenti allucinanti con una catapecchia. Questo lo so per certo. Eccoci qui con il gioco. Io credo con la webcam di essere scusate, ben posizionata. Andiamo quindi a giocare. Faccio notare una cosa. Come vedete, Next Major Update praticamente ci sarà in 13 giorni. Come dicevo, questo gioco è, anche se siamo ancora in Early Access, molto seguito. Ci sono update continui. Noi abbiamo questo salvataggio e continueremo da qui. Siamo nel praticamente First Spring 2. Generalmente questo tipo di giochi ti fa fare un mese a stagione, anche perché se si facessero praticamente un anno, uno sarebbe lì lì per impazzire. Il caricamento mi sembra abbastanza lungo rispetto all'altra volta, però ecco il nostro personaggio, ecco la nostra bellissima catapecchia, come mi ricordavo bene, e un attimo che sposto il cursore, no. E adesso usciamo fuori, non ricordo minimamente cosa dovessimo fare. Vabbè, a parte le cose basilari, tipo annaffiare le piante. Oh signor, no, ho sbagliato. Ok, questa è impostazione. In questo gioco, come tutti i giochi di farming, Farm Simulator, o non ricordo bene preciso come si chiamino, e impareremo ad amare la pioggia, ma in maniera anche abbastanza imbarazzante. No, questi non si smontano così, forse col piccone è meno grande. Falce? No, cosa non la faccio? E che l'è sta roba? Che cos'è? Ah, ok, sì. Fresh. Ah, ecco, come vi dicevo appunto, questo gioco si impronta tantissimo sull'emergenza climatica e i problemi che incontriamo, che il nostro ambiente sta incontrando con scusa, l'inquinamento. E è diventato un aspetto abbastanza importante, l'avete visto anche magari nella pagina iniziale, no? Nel mare che è praticamente sporco e roba simile. Quindi nulla vieta, anche se ad ora questo qui lo tiriamo giù un attimo, tanto poi è mosso come funghi, fortunatamente, magari questo è andato a vedere. A proposito, noi dobbiamo farci upgradare la casa e servono i materiali. Se non erro, in questo gioco qua ho notato questa cosa. Che i materiali, cioè per l'upgrade della casa, scusate che ci metto un po', vabbè, non era proprio l'utensile adatto, però noi lo utilizziamo uguale, diciamo il gioco non ci fa pesare questa nostra mancanza, e solitamente devi pagare e dare i materiali. Qui se non erro, però non vorrei crearmi aspettative che poi non sono vere e si tramuteranno in una sofferenza atroce, ma spero di no. Questo qui, fortunatamente, ci ha chiesto solo i materiali. Quindi adesso. E che cosa sei? Oddio, abbiamo quanti fogli. Nella vita era quando trovo quanti fogli. L'unica cosa che mi manca è. Ah, una mappa grande, questa è la mappa. Ok, una cosa che mi manca è la possibilità di interagire. Questo è il menu. Interagire con gli oggetti senza avere nulla in mano, cosa che mi sembra adesso impossibile da fare. Ma come posso? Niente, avevo fatto entrare il mouse in game, ma non. No? Va bene, allora, un attimo, per favore. Adesso. Questa cosa ho sempre avuto problemi, no? Ritrovare un attimo la possibilità di. Allora, noi cosa facciamo? Questo lo mandiamo via, questo lo mandiamo via. Vendiamo. No, questo no, perché. Ragazzi, scherziamo. Ora. Vediamo se. Ah, vedi, mi fa saltare. Io devo camminare con questa pietra per tutto il giorno? Fatemi capire. Credo e suppongo questo. No.
suppongo a questo punto che tutto quello che possiamo raccogliere ce lo farò raccogliere in automatico. No, del piccone. E ce lo farò raccogliere in automatico. Anche se abbiamo un utensile in mano. Noi comunque abbiamo ancora praticamente da incontrare Sam al General Store. Considerando sono le 10:50 e probabilmente il General Store sarà aperto. Ma io non mi ricordo più come si apre la mappa. Questo potrebbe essere un grosso problema. Ma intanto noi ricordiamoci che dobbiamo parlare con tutti. Stare intorno agli animali mi rende molto molto felice. Spero se mette questa canta. Questa mi dice paperella carina. Col cappellino. Fun Bucket è una fella, di solito una persona, un ragazzo felice, però in questo caso un amico felice. Cavalli, non possiamo, le mucche sono bellissime, è vero, c'è questi muscoli bellissimi. Questa è un'alpaca, potrei sbagliare. Questa è una capretta. E lei, mi sa che non abbiamo mai parlato. Kenny, conosciamo Kenny. Scusate ragazzi, traduzioni a volte mi perdo. Portare avanti una fattoria per la prima volta potrebbe essere difficile. Ci sono molte cose a cui ti devi abituare. I miei parenti mi hanno avuto quando erano particolarmente giovani. Per via di questo, mi sembra che noi parliamo praticamente lo stesso linguaggio più delle volte. Non c'è così tanto gap generazionale. Ah, non mi sembri così tanto. Quanti anni ho io? Scusate, un po' lasciato così. Allora, adesso siamo available now. Questo qui possiamo acquistare gli animali qui. Allora, guardiamo: Hot Spring Forest Hillside. Ora, voglio dare per scontato che l'Emporio sia Hillside. Ragazzi, non riesco ad aprire la mappa. Non so come si apriva la mappa. Almeno, vabbè, pure io, però, certe volte. Allora, carino che nella mappa praticamente ci dice anche dove possiamo trovare i vari abitanti. Vedete, One Townie, One Townie, One Town, sono tutti abbastanza sparsi, tranne in clinica, ce ne sono due. Ah, Jim è quello che non abbiamo molta simpatia con Jim. Ricordiamoci questa cosa. Dove è l'Emporio? Tra questo? No, Link Mansion. Ok, questo è un punto che non conosciamo. Vedete, sulla mappa ci mostra i towni che non abbiamo ancora conosciuto. E qui ce n'è uno, qua dietro ce ne sono due, che però forse non conosciamo, vedete? Qua invece, per esempio, conosciamo la direttrice, proprietaria del salon, e ce la fa subito vedere. Zara's Board, ok. America House, ma vuoi andare in casa della gente? Questo è molto comodo, perché uno ci fa capire se abbiamo già incontrato o meno quel personaggio. E due, ci permette di sapere dove stiamo andando, quanta gente potremo trovare, chi possiamo trovare. Mettiamo che stiamo portando avanti. Io, in tutto ciò, non vi preoccupate, io cerco l'Emporio. Recycling Center, visto? Questo qua dopo andiamo a vederlo. Perché prima, ragazzi, l'Emporio, perché veramente questo non può durare. Oh, eccolo qui. Noi siamo. Ah, Madonna, siamo lì. Questo è l'Emporio e vabbè, allora andiamo di qua, poi giù, poi su, poi lì, poi ce l'ho, non sembra ma ce l'ho. Adesso giriamo qua e mi sono anche dimenticato cosa stavo per dire, perché ovviamente sono le attenzioni, i miei soliti. Comunque dicevo, forse, aspettate, devo controllare la mappa ovviamente ho sbagliato strada, ma va bene lo stesso. Ci permette comunque di capire quale town stiamo andando a incontrare, anche perché se noi decidiamo di avere praticamente la storia con uno di loro, la relazione con uno di loro, ci aiuta a, insomma, come dire, stalkerarlo per bene sulla mappa. Detto così sembra brutto, ma sostanzialmente è quello che faremo. My name is Randy. I'm an elementary school teacher. Praticamente Randy è il maestro delle scuole elementari. Qual è il tuo nome? Vabbè, giustamente. Cosa particolare dei personaggi? Avrete notato che a differenza di molti giochi di questo tipo, i personaggi, hai Valky, nice to meet you too, babe. Non tutti, cioè i personaggi non,
si presentano perfetti, o meglio, sono umani molto, molto, molto più umani, molto, molto più. Troviamo questo professore con il braccio prostetico e c'è l'insegnante di yoga che, come tutte noi donne, non solo noi donne siamo affette a questo problema, ma se ne parla di più, ha delle smagliature che mette in vista tranquillamente. Il yoga è molto bello anche per questo motivo qua. Lei è Connor, non era il sindaco. Looks like a lampoon finished started construction on that building. Sembra che sia finita, ma Lampoon is the name of the company that bought the building. La Lampoon, praticamente, che è la compagnia che ha comprato questo edificio, ha finito di costruirlo. E noi finalmente riusciamo ad andare al General Tso di Sam, dove incontriamo ancora Connor che vede a te di fuori. Cosa un po' inquietante. Esatto, così. Ah, va, sapevo che prima o poi ci avresti fatto ad arrivare qui. È stata difficile, Connor, è stata difficile. Ti voglio personalmente introdurre al proprietario del negozio. Sam, vabbè. Ciao Alchio, piacere conoscerti. Benvenuto alla General Store. Tutti i needs, tutto quello che ti servirà per la tua fattoria. Farming a me viene, perché farmacia non so perché tengo farming mi viene farmacia, quindi se dovessi dirlo non faccio caso. Molti dei semi che vendo sono seasonal, di stagione. Ti conviene tenerlo a mente. Ora, partiamo dal presupposto che io non ho la più pallida idea di cosa cresca in quale stagione, ed è una delle cose, ragazzi, che vi consiglio di fare, perché si risparmia anche tanto ad acquistare comunque verdure di stagione, frutta di stagione, ma io non lo ricordo mai. Ci sono video online. Ci faremo aiutare ovviamente da Sam, noi quello che troviamo mettiamo giù, ragazzi, sostanzialmente. Se ti serve un aiuto, chiama, io sarò praticamente dietro la casa. Non è tanto carino, Sam? Vabbè, praticamente ti cominci a farti un po' di stock di sete che ti servirebbero, anche perché c'è qua striscia sfigatissima. Ok. Ma prima che tu vada, Valky, è qui. Come direbbe Cox, mangiamo carbone, caghiamo diamanti per quando ci si stringe il culo quando uno parte così. Il tuo venire a vivere qui era un po' inaspettato e molte persone saranno ansiose, altre curiose di vedere chi è il nuovo farmer. Perché non ti vai a presentare? Allora, già ci stiamo lavorando. Io ho avuto qualche problematica ad arrivare qui, però per il caso ci stiamo lavorando. Dobbiamo conoscere ancora praticamente 16 persone. Ma lì vedo che si sta cucinando del pane fresco. Salve, Iva. Nice to meet you too. My name is Everest. Everest. Eva for short. Niente, si chiama Eva, che bello come nome. Non vediamo molto spesso nuove facce, quindi è grandioso che tu sia arrivata qui in città. Avete notato che non tutti hanno lo stesso atteggiamento nei nostri confronti sul nostro arrivo in città, ma noi ce le battiamo ampiamente la ciolla. Possiamo anche upgradare la bag per 500, che ovviamente non abbiamo. Ma ci manca. Vabbè, faremo poi. Però adesso se compriamo praticamente Sailor, ce lo prendiamo in saccoccia. Allora, come vedete, ci dà le informazioni: plant in spring, grows in 10 days, yields regular quality. Temo che anche il terreno faccia la sua parte, quindi molto probabilmente bisognerà utilizzare il fertilizzante, altre cose, tutto il resto. Vedete anche che ho fatto vedere il fertilizzante giù. Però adesso noi siamo poveri. Ovvio che non metteremo. Di solito io scelgo quelli che regrownano, ma noto che in questo gioco questo favore non ce lo fa. Allora, cominciamo a comprare i cauliflower seeds perché a me piacciono. 4, 5, 6, facciamo una striscia da 6. E Daisy, vediamo quante possiamo prenderne. Ah, di uno! Va bene, fa niente. E tornerò, forse un giorno tornerò, però sono troppo povera per pensarci. La cosa bella è vedere anche gli arredamenti delle case, ognuno, no? Che rispecchiano un po' quelli che sono i personaggi, che noi vediamo generalmente. Negli altri giochi, le ho viste, sono tutte molto simili l'una all'altra. Qua invece ho fatto caso, un po' alla The Sims maniera, perché guardate la casa di Sam, che credo che sia una Melissa, ma quella. Scopriremo, forse, non possiamo entrare, Sam, non possiamo andare a casa Gossi, che possiamo andare a casa.
cosa che ci viene meglio, andare a casa degli altri. Che bello questo frigo, io vorrei un frigo così. Ma questa cucina quasi quasi mi piace, faccio una foto e poi la mando a... A chi dove? A un felicottero, io adoro. Giunire da Flamenco, io adoro. Io ho un felicottero uguale. Poi ve lo farò vedere quando torno a casa, perché adesso sono qui in trasferta a Milano. E non siamo ancora abbastanza in confidenza con Sam ed Emily per entrare in questa stanza. E possiamo notare però se è la stanza del nascituro, quindi... E ovviamente possiamo entrare in camera da letto, che però comunque, guarda, e questo ripeto, è bello che ci siano diversi stili per ognuno di loro. Quindi si sono anche preoccupati i dev, di dare una personalità anche all'interno non solo del negozio, non solo al personaggio in sé, nella sua praticamente, la sua presentazione, ma anche, oh mio Dio, ma che cosa fai? Ti sei impazzata? Sbisi? E tu sei? You're glad to run into Bon Bon. You wish you could happen more often. Bon Bon. Sempre sei svenuto, poi sempre il mio cane, come sempre. E abbiamo un gatto, Butter. Ora, effettivamente, facciamo le cose con un certo criterio. Vabbè, moltissimo gli occhi, scusami. E andiamo praticamente alla Friendship Tavern. Però io mi perdo sempre dove siamo noi. E la dice lunga cosa. Cioè, qui you are here. Cioè, non è difficile, dai, ti aiutano anche. Andiamo praticamente alla Fish and Chips. Fish and Chips, mi piace questo gioco di parole. A conoscere questi tre towns che non abbiamo ancora incontrato. Così possiamo avanti anche la quest del chiacchierare, parlare con tutti. Adesso. Non parla, non ci dà nessun tipo. Tutti inattenti. Particolare questo locale. E parliamo con Rathi, o Rathi, non so bene. Thank you for stopping by. Anything I can help you? Ragazzi, avete di fermato, qualcosa si possa aiutare. Comprerei qualcosa. Minchia, mi sei già girata malissimo. E no, così compro. Ma quanto sei figo, Noah? La polo aderente. Devo dire, comunque, i personaggi sono disegnati veramente troppo belli. Cioè, gli artwork sono favolosi, mi piacciono un botto. Te lo devo dire, non sei quello che mi aspettavo. Beh, Noah, tutto quello che poteva essere il nostro praticamente love course è andato a morire con questa tua bellissima presentazione. Ah, non dicevo in un brutto modo. Avevo sentito dai gemelli che praticamente gestiscono la locanda che si era mossa qui in città una nuova farmer. Io pensavo, vabbè, lascia stare. E vorrei capire cosa pensai, vorrei capire cosa aspettavo. E qui abbiamo Frank che ha già l'aria un po' più allegra, un po' più da piante di tasso rosso. Guarda chi è finalmente qui, la nuova farmer, ragazzi, contadina, non mi viene. È vero, sono Frank. Ciao Frank. Qui si parla di te. Poi succedono poche cose in questa città, ragazzi. Qui dovete capire che siamo arrivati noi, è tutto di voi. Madonna, che dovessi fermarti ogni tanto. Guarda, e appena non sono povera allo schifo, magari. Ora, per adesso non è che abbiamo tanto. Allora, aspetta che qualcuno venga su e venga a cantare. Una cosa che possiamo fare. Non so per capire se è la vergogna. A posto. Andiamo a vedere anche quest'altra parte del locale. Comunque il locale è molto molto carino. Mi piace tanto la cura dei dettagli che ci hanno messo. Ho messo anche un botto a fare questo gioco, ma è ben ripagato, da ripeto, la cura dei dettagli. E qui adesso vediamo la casa invece di questi due personaggi qui. In cucina, avete notato, possiamo entrare quasi sempre. E l'arredamento è completamente diverso dalla casa che abbiamo visto prima. Ergo, non siamo a confidenza. Non so come dire questa stanza. Non siamo ancora troppo in confidenza con noi per entrare nella sua stanza, invece è un'occhiatina così. Appunto perché, come potete vedere, vedete c'è una webcam lì, una camera lì così. C'è anche una bambola, magari non ci entro in quella stanza. Questo coso davanti alle scale, ragazzi, ve lo posso dire. The Hog, partial gift of Olivia Partners. Ma mi fa piacere, però, che cazzo. Vabbè, andiamo avanti.
E quindi ogni stanza mi piace andare a guardarmi le case degli altri, lo so, poi tante volte, si giuro che nella vita reale non entro in casa della gente a caso, però ci dà uno specchio appunto anche un po' del loro carattere, del loro modo di essere. La clinica, andiamo alla clinica, io sono una cacca di ipocondriaca, non sono ancora andata in clinica. Sebastiano. E andiamo quindi alla clinica a conoscere, suppongo, il dottor. Ma scusi, ma scusi! Charles, dal camice, te la butto lì, dovrebbe essere il dottore di quest'isola. E lo io, mica ragazzi, facciamo così. Spring, not the best time to move here. Ti capisco, Charles, perché anch'io sono non solo allergica, ma anche asmatica. E un bello spruzzo di nasino. Andiamo a vedere però la clinica. Invece questa non so se è casa di Charles. Andiamo a vedere di casa di Charles. Ah, che carina casa di Charles. Ma è casa di Charles? Sì, è casa di Charles. Un amante dell'Oriente, Charles, potremmo dire, della cultura orientale. Guardate che c'è anche, non mi ricordo come si chiamano. Anzi, se voi doveste saperlo, ditemelo perché ragazzi mi dimentico sempre come si chiamano. E vedete quelle tendine messe così? Voglio mettermele troppissimo in cucina. E non riesco mai a trovare il nome, non mi ricordo il nome, quindi se doveste ricordarlo fatemelo sapere nei commenti, mi salvereste la vita perché. Ma questo è tipo. Cosa facciamo qui? Un altare, ovvio. Ne abbiamo di sopra, non ci farà entrare però. Questo dovrebbe essere lo studio. L'ho capito, calmati, che cazzo è? Dovrebbe essere lo studio, dove dorme? Vabbè. E. Ah, no, lì c'è la camera da letto. E quindi Charles, nonostante ha un amore, abbiamo capito Charles, però non dico di essere un tiradotto. Adesso si è fatta una certa, it's made a certa, Link's Mansion. Allora, ho un dubbio, andiamo a controllare se possiamo effettivamente entrare in casa della gente. Questa prima parte qua c'è tutta la situazione di dover conoscere. Salve Ben, è stata una lunga giornata, sono prosciugato. Beh, lo sai anch'io un po'. Allora, poi la primavera è stanca, non so voi, ma a me la primavera è tutti chiusi, ok, noi possiamo entrare solo in casa, forse, casa della gente. Ma te hai deciso di questo. Ecco. Non più un burrito. Allora, e questo. Clothing store. Notare già quell'aria leggerissimamente un po' convintina da Valentino dei miei coglioni di questo qui che aprirà a breve il suo negozio qui. Nulla da eccepire, ma un po' Valentino dei miei coglioni. Ora, te non ci posso parlare, cosa qui non posso parlare, forse il. Vabbè, ce la compriamo, noi per stare un po' più in cima. Dov'è la casa che volevo stalkerare, ma non credo ci faccia entrare. Entrare a farsi i cazzi della gente. Questa è la casa di Lynn, che però non ricordo Lynn chi sia. Vabbè, ovviamente dal sapore medio orientale, come cantava la canzone. E qualcuno lì, ma facciamoci i cazzi nostri. Salve, entro in casa sua, le parlo anche. Oddio, casa di Jim, lui già ci odia mortalmente. Mi viene da pensare che tu si sia persa, ma non ne sono sicura. Qua, scusami se. No, se vuoi cucinarmi anche qualcosa, che vedo dei buonissimi bon qui. Oh my god, dei bozzi, ragazzi. E niente, vabbè, guardate anche lo stile della casa di Jim. Simpatico come una ragade, però con una casa veramente molto carina, anche un bel giardino. Non ispezionare la sua monnezza, non si fa. Penso che in America sia anche una cosa illegale. Ora, noi siamo stanchi alla merda, passatemi la terminologia molto francese. Furniture chiuso, lì, ma è tutto chiuso. E noi abbiamo ancora ovviamente. Però. Ok. Tawny, no, questo. Ma dai, però, risvegliati. Ma non c'è un modo per mettere tipo un
segnalino, qualcosa tipo devi venire qui. Oh. Questi sono quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora. E ovviamente ci dà segreti gli altri. Te già ti amo. Gente, c'è in questo cazzo. Ok. Ah, state costruendo? Salve! Cosa state costruendo? Bello, salve, posso fare? Ma tu come? Questo Derek, questo Chris Hemsworth dei poveri. Hello there, do mind us. We'll be out of your ear in no time. No, beh, Derek, se vuoi. No. Derek. Scusami, scusateci per il rumore, per la polvere, ma non possiamo farci nulla. Non possiamo più parlare con Derek, niente, Derek però ci segue con lo sguardo, ma noi non possiamo più parlare. Questo è il cimitero. Vedi una cazzata? Un cimitero? Tutti i giochi finiamo sempre nei cimiteri, non lo so perché. Sembra incompleto. Allora, quello che noto, sì, infatti, tanto prendiamo roba a proposito, ragazzi, una cosa importante quando si cominciano questi giochi qua, è che essendo proprio nella situazione povertà importante, la cosa, appunto più importante da giro lì, vado lì, a posto, ragazzi, ci sono, ce l'ho, masterata. E non ti ho parlato. Oh yeah, about you, your journey from San Francisco. Vabbè. Sì, vengo da lì. E Pocchio, I'm Tia. Hi, Tia. Ah, lui è pescatore, ragazzi. Facciamo quell'aria un po' rude da pescatore. Vabbè, evitiamo di farci conoscere pure qua. Intanto i bachelor e le bachelorette, ma anche i personaggi, sono tutti, devo dire, molto affascinanti, forse perché vicino alla realtà di molte, quello che ci si aspetta. C'è anche una townie che non conosciamo qui e lo facciamo adesso, ed è Millie. Ora dirò una cosa, spero di non andare in un discorso che poi diventerà una tragedia. Però notiamo che Millie non ha le forme che troviamo sempre in tutti i giochi, perfette con il vitino a Vespa, le tette pronunciate, il culettino. Oh, 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 oh. Millie è una ragazza tranquillamente con il suo bellissimo fisico e tra l'altro mi piace anche la gonna, le gonne lunghe. E dà quel senso di normalità, cioè tutto quello che puoi trovare in una città, trovi la strafiga stragnocca, trovi la strafiga che però ha qualche chilo in più, ma rimane comunque una strafiga stragnocca. E penso che questa sia una chicca molto molto importante, perché effettivamente dà un senso molto più, non so, realistico al gioco, per quanto possa essere un realistico gioco dove i crops praticamente li tiri così, vabbè. I've been meaning to meet you. My name is Millie. Sono molto contenta che ci siano delle persone che vengono qui in città. Hai già conosciuto tutti quanti? No, Millie, in verità, abbiamo ancora un po' di gente da conoscere, ma ci stiamo lavorando. Farlo, dobbiamo andare di qua. Oddio, oh, vai, fare un bel bagno in un lago fresco. Ma qui sto andando bene. Sì, tiè, becca. A casa, là. Quanto tempo ci mettete a casa? Intanto, sono tanto tanto stanchi. Ma possiamo fare una cosa. Ah, dobbiamo portarla al blacksmith per farcela aprire. Ok, quindi domani mattina la prima cosa che dobbiamo fare è andare dal signor blacksmith, di cui non ricordo minimamente il nome, ma non ricorderò mai tutti i nomi degli abitanti. Ringraziamo Peste non ci colga se riesco a ricordarmi il nome di quelli lì che, con cui ci proveremo micidialmente. Ok, ora però mi serve le Daisy. Spostiamo qui al posto dei turni. Ah, però io ho fatto 6 posti. Come faccio ad andare back? Ah, ok. Ora con le nostre margheritine tra le mani. Lo so, è bruttissimo da vedere, gamma, non è stata colpa mia. Suppongo che anche qui con l'upgrade dei tools,
Praticamente poi ci permette di fare, tipo, che ne so, annaffiate molto più imponenti e importanti, riuscire ad annaffiare più roba possibile. Però magari. Messaggio in tuo filtro. Ma sai che poi non mi ricordo dove devo recuperare l'acqua? Scusate, questo potrebbe essere un grosso problema. Ah, ma lì. Ah, ma là. Ah, ok. Domani sì, ho capito, ho capito, ho capito. Posso giocare un attimo a perdere il. Mi viene un dubbio però che adesso poi lo andremo a controllare domani, perché ho visto che c'è molta monnezza nella nostra farm, e quindi vorrei andare a controllare perché siamo ricchi. Vorrei andare a controllare perché magari possiamo portare quel trash al recycle center e vediamo cosa succede. Secondo voi sarà cresciuto qualcosa? Madonna, piove! Dio ti ringrazio! Guarda, eccolo lì! Ecco, come vi ho già detto, in questo gioco. Scusa. Scusa. Mortacci tua! Ma dai, però, dai, su. Dai, su, si è cagato in mano, ma ha messo si qua. Sa che devo farmi una spaventapasse. E c'è arrivata una mail. Do you have a way to pass the time? Maybe you want an extra coins while waiting your crops to grow? Ecco, adesso arrivano le quest secondarie, suppongo e penso, credo, non ne sono sicurissima. Però praticamente ci dice, vuoi trovare un modo per passare il tempo o extra coin while waiting for your crops to grow? Fare un po' di soldi mentre aspetti che crescano i tuoi crops? Visitaci al Beach Shack, abbiamo il regalo perfetto per te. Va bene. Va benissimo. Come vi dicevo, volevo andare sulla monnezza qui. E tratteremo con. Non ho ancora capito con cosa va trattata. E come no? Apparentemente. No. Questo? E poi andiamo al Recycle Center a vedere cosa. Se ci fa fare qualcosa. Hi. Grazie, non mi ricordo che cos'è il hi. Un po' a sistemare un po' di cose, un burdel. Cioccolata morbida, andata malissimo. Abbiamo sempre gatterare materiale che però vabbè ragazzi, penso che riusciremo. Allora, ok. Penso che riusciremo a gatterarlo tutto nel nostro giardino, guarda, che cazzo di burdel che c'è sta. Fibre ad ora non sembrano servirci a nulla, però vediamo quanta più monnezza possiamo. La più monnezza possiamo. Faccio anche del vetro, ovviamente. Una cosa vorrei capire, Scrap. Una cosa mi servirebbe capire. Allora, abbiamo due o tre cose da fare. Blacksmith per la chest che abbiamo trovato. Recycle Center per vedere se portando l'immondizia, la spazzatura ci danno qualcosa, c'è qualcosa di particolare. Quella ghianda la posso prendere? Imprendibile. Ok. Una pigna? E come faccio a fare soldi io qui? Ma io ho già detto, su tutto quello che andiamo a recuperare in giro è quello che ci porterà per ora i guadagni più alti. Rieccoci, era passato un po' di tempo perché sono praticamente andata a controllare che fuori sta piovendo e sta venendo giù che la manda. Bene, così finalmente un po' di pioggia. Però mi sono ovviamente dimenticata in questo frammentare di dove fossimo andando. Ah, possiamo tagliare ovviamente da qua. Facciamo il giro e andiamo dal carpenter a farci aprire il famoso scrigno che abbiamo trovato praticamente mentre zappavamo la nostra terra. Sì, ok. Piove nel gioco, piove anche qui. Io, se non si sappia, io adoro la pioggia. Carpenter, ti volevo. No, Joe. Ecco, queste dobbiamo. Ok, non siamo in linea, dobbiamo pagare e portare la roba. Ah, le fibre servono. Prendo le fibre. Anche lo scrap serve, noi abbiamo 1,50.
Il Mil Storhei. Così però sciocco. Posso, scusi, faccio a farmi aprire? Mettiamola qui, ok? Un po' legnosa questa cosa di scusi, sai, scusi, forse è meglio se mi riferisco a lei. Va bene, ha fatto tanto male questa, ma è una maniera in cui fa. Quando fa male, 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 ma va bene, e ne troveremo un altro, sapremo come fare, mannaggia me che non leggo. E niente, ma avete. Vabbè, male, male, tanto male che non ho bestemmiato perché sono una bella persona. Allora, dove era il punto di riciclaggio? Ah, praticamente qua giù, ottimo, non bisogna neanche fare i chilometri. Suppongo come in tutti questi giochi poi a un certo punto avremo la nostra cavalcatura. Per esempio in Copper. Ah, se non abbiamo il Copper non possiamo romperlo. Ok, la nostra pickaxe attualmente è in ferro, quindi diciamo. Andiamo a vedere cosa. Quanta munizione c'è qua. Beh, non potevamo aspettarti. Ah, come mai? Ma non essere in funzione, in vero, vorrei solo per immondizia, aspettare. Nulla vieta che questo non voglia dire che dobbiamo aiutare praticamente gli abitanti a rimettere in sesto il Recycle Center. Ok, qui andiamo al Community Center, ci sono ancora alcune persone che non abbiamo conosciuto, sembrano essere tutti lì in questa giornata di pioggia. Quanto ho rosicato! Non si spiega. Dio. Beh, hai un po' freddo. Per quanto noi apprezziamo ampiamente il vestiario che hai scelto, che sta molto molto bene, forse servirebbe un po' a coprirsi. Ora, dove saranno gli altri? Andiamo a cercare, ti abbiamo già conosciuto. Giudice Ross, Giudice Ross. Mi chiama, se giù, ok. Allora, Town Hall. Vediamo se c'è qualcuno da incontrare qui. No, ma che figo questo plastico! Ma questi già li conosciamo. Ne c'erano due: c'era il giudice Ross, Section Feature. Ecco, no, beh, ma Mindy la conosciamo già. Pioggia è in via di ispirazione per scrivere a Millie. Copriamo questa piccola cosa su Millie. Però scusate, io non. Cioè, c'è un. Dove sta sta gente che io non vedo? Che te conosco. Oh. Lily! Yes! Lei è la figlia di Jim, ragazzi, era quella che stava qui vicino. Non ti ho mai visto intorno qui, sei nuova? Quando concludiamo diciamo tutto quello che possiamo dire al nostro personaggio, cioè con questi personaggi, ciao Raj. Quando concludiamo praticamente le opzioni, notate che non ci fanno più parlare con loro. Non ti ho mai visto qua, sei nuova in città? Sì, sì, ora, vabbè, c'è già un scienziato. Come possiamo portare il nostro cagnolino a fare agito? Cos'è? L'asilo dei cagnolini? Vediamo un attimo, mancavano due persone, manca ancora una. Vediamo che non sia qui. Eccola! Lia! Hai detto che sei la contadina, vero? Questo spiega l'outfit. Che carino. Ma come sentore che quel che carino si è detto con quello spregio da puzza sotto il naso che Lea si porta un po' dietro. Questo suo carattere molto. Tutti i posti in cui potevi andare, Lea non sembra essere molto contenta di Coral Island, o quantomeno non sembra. Ci sono questi personaggi qua che non sono
tanto amanti del posto in cui si trovano. Cherry Blossom Festival il 10 di spring, che noi siamo al 3, quindi ci abbiamo ancora un po' di tempo. Ora diamo ancora una piccola occhiata ai townies che possiamo incontrare. Come la taverna, per esempio, c'è tutta altra gente nuova. No, potete ci farlo poi perché ormai non sono contenta. Possiamo andare dalla parte sbagliata? No, la parrucciera è lì. Salve, ce ne conosciamo noi. Yuri, Valky? Asim, Valky? Non mi ricordo il mio cognome, potrei chiamarmi Valky Valky, sì. Ah, finalmente ti conosco. Io mi sono innamorata di Yuri. Farmer, cool. Io sono una dei dottori qui. Ah, ne abbiamo più di uno, che figata. Che figata, si vede uno solo. Si smazza per tutti. Andiamo al saloon, che qualcuno sta tagliando i capelli, non lo so, dai, cerco di avvicarti qui. Conosciuti, Erika? Ah no! Have you been to the tavern? Yes, the taverna Frankie, the time. Have you met the dude behind the bar? Yeah, your friend. Who is Frank? Mamma mia, l'abbiamo conosciuto. È suo marito. Frank è il marito di Erika. Cominciamo anche a scoprire qualche piccolo, capito? Chi è figlio di chi è marito a chi è. Ciuccio, magari. No, you should stop by our house sometimes. Ah, se mi cucini, ma se mi dai. Ma magari, cioè. Salve, Macy. Salve a te anche, io sono Macy, hai dei capelli bellissimi. Da dove vieni? Ovviamente abbiamo dei turisti. No, veramente. Eh no, io vivo proprio qui. Sì, no. È abbastanza grande, sì, mi sono già persa due volte. Poi lavatesta. Metallo e tutto. Campo Forolier, sulfate free, cruelty free. Ci sta. Ma con te non ci parlo, non c'ho voglia. Ora, se qui avevamo detto di andare un attimo al Fisher, quello. The ships. Questa è la taverna del marito di. Detto io con il nome. Ah, salve, lei è? Cem, sei un nuovo arrivo. Se non mi dà fastidio, io andrò fastidio a te. Partiamo benissimo. Faccetta simpatica. Sì, ok, ciao, scusami. No, ti ho partiti col piede. E qui abbiamo Alia. E non penso ci siamo mai conosciute. Mi piacciono un botto i capelli di Alia. Però, ragazzi, io non ho il coraggio di tagliarmi i capelli così tanto corti, però. Tagli fighissimi, tipo. Io sono Alia. E va bene. Abbiamo ancora qualcuno da incontrare? Sì. E spero sia qui, ma probabilmente al piano superiore non so se possiamo entrare. È possibile anche che non avremo modo di. Ci va entrare, ma sembra rotto. No, dove sta quest'altra persona? Scusate. Ah, scusate, signora, scusi, io entro tranquillamente in camera nella sua sala da pranzo. Oh, Betty, che bello, che piacevole, adorabile vedere qualche tua faccia qui. Puoi chiamarmi Betty? Dear, immagino che sei. Call me Betty. Sei il primo visitatore che abbiamo dopo un po'. Dopo che c'è stato lo spill dell'oil, suppongo intendo il petrolio, i turisti praticamente non vengono più qui. Abbiamo visto queste macchie, questi piazzini di catrame che sono sicuramente il petrolio. Non mi faccio persuasa, come diceva il più famoso personaggio di Camilleri. Ovviamente sarà una delle quest più importanti che avremo da fare, quella di ripulire la città dal disastro ambientale che l'ha colpita. Questo posso io, queste scale grande, ma non ci facciamo un cazzo. Benissimo. No, aspetta, aspetta, che attente conosco, fermate. Fermate, scusa. Ecco, ma era un po' diverso sotto la luce della pioggia. Lui è Waku.
E qua ve lo dico, mi si sta già profilando la possibilità che il nostro bachelor sia lui, sia uno dei bachelor. Valky, did I say it right? I'm Waku. Per piacere, ora mio padre mi ha detto di te. È uno di quelli che ti ha fatto praticamente, ti ha portato qui sulla Chicken Boat. No, mi sono dimenticata di lui. Perché quello col cappello? Sembrava scontrosissimo dal disegno già iniziale, cioè con la questa è una di quelli che se la tira fortissimo, già sta sul cazzo, invece no, sembra essere molto molto grazioso. Did I hear a Pokyo accent? Da dove sei di Pokyo? Perché ho sentito l'accento. Dove cazzo siamo a Pokyo? Up the hill? Which hill? Vabbè ragazzo, cioè. Ok, quindi o è quale collina che ce ne sta manco una, oppure Pablo! Ciao Pablo! Sì, sono Valky. Aspettavo di dire che fosse così. Che problema c'è questa città? Che cazzo non doveva essere? Oh, grazie Pablo! Ecco, Pablo ci sa fare, sorprendentemente carina. Pablo, ma che ti aspettavi? Vabbè, my name is Pablo, non ho jack about. Ehi! Sono tu, scusa, ma shop non si chiama, si chiama. Vabbè, perché cazzo fai scusa? Io direi che con, su queste note della pioggia, che è sempre piacevole da ascoltare, ragazzi, vi ripeto, in questo gioco tenderete ad amarla. Io posso andare anche da qua, no? In teoria. Quindi potremmo andare un attimino a incontrare al Sunny Beach Shack. E tra l'altro, aspettate un attimo, Beach Shack aveva la quest per noi. Proviamo, andiamo un attimo lì, poi chiudiamo, chiudiamo per carità, però adesso un attimo ci troviamo già qui, andiamo a vedere cosa hanno da... Salve Eleanor! Possiamo fare quello bravo, non fa per che il suo programma di figure about things, ma se diamo più cose non saprà come fare. A chi non piace pescare? Sono una cattiva idea, quindi state parlando di me mentre sono qui. Valky, sì, sono io. Ah, sono qui. Guardate, è ricorrente, lui ritorna sempre. Ciao Jim, che piacere. Vieni a sederti. Stavo pensando a un regalo di benvenuto. Troppo gentile, troppo carino. Va bene, anche se vuoi rimanere in piedi. Bisogna tenere forti i muscoli delle gambe, ci sta. Però per fare for you catching bugs. Sit sit walking. Ci deve avere. Va bene, allora, devo pescare o devo catturare i bugs? It's a bit tired. Non dimenticare di fare delle pause. Anche il pescare può essere stancante se non fai pause. Preferiamo pescare o il bug catching? A lei piace catturare gli insetti, a lui piace pescare. Ora, detto tra noi, io capisco pescare. Hai sentito? Ah, fishing indeed is a better activity. Well, in that case, we will welcome you if you have a fishing rod and a bug net. Praticamente, ce l'hanno tutti e due comunque, questa sarebbe stata la nostra risposta. Allora, la ringrazio, ben gentile. Ma possiamo vendere i bug che prendiamo, possiamo donarli al museo. Penso che sia la stessa cosa anche per i pesci, non ho detto bene. Perfetto, grazie, ben gentile. Ma sono ancora un po' poveri per questo. Beh, lui dice non so un cazzo sulle piante, così, quindi vedi Dade, io sono bravo nel pescare. E adesso direi, dopo aver incontrato un bel po' di personaggi, esserci fatti un'idea più o meno di con chi abbiamo a che fare, io devo tornare alla mia fattoria che c'è su io qua. Harvest. No, ma che cosa invento di sfuma? Vabbè, io qualcosa la butto via, dai, non si può. Dai, ragazzi, non... Meno giù, via, ciao. Ciao. Questi si vendono, non scherziamo.
Però adesso mi sono persa niente. No, non lo dico. Ci conosciamo già, sì, non ti devi sempre parlare. Ma come belli gli ombrelloni bagnati. Ma quanto bello ragazzi. Inventory is full. No, ragazzi, no, ma che sofferenza. Sofferenza atomica. Vabbè, e mo? Come la chiamo questa? Se non situazione di merda? Faremo strada buttando giù tutto, quindi la roba ci serve. Giù, e vai? Ok, aspetta che ho preso finto pieno. Cosa siamo messi? Beh, finito se vuole pietra. Che episodio non si stanca terribilmente. Dai! Ecco, questo non ce la facciamo a tirare quello. Non ci ho sfigato. E sperando che nessuno ci rubi ancora dei semi. Vabbè, allora, le stone le abbiamo fatte. Ok, però non ho ancora rimetto di su. Assolutamente allargare la bag, ragazzi. Vabbè, adesso queste cose qua, che in realtà ci servirebbero, noi le vendiamo. Devo anche scoprire se c'è un modo per fare un baule, qualcosa, esiste, poi deve esistere per forza. Non esista. Sicuramente potremmo piazzare qui in casa in qualche modo. Allora, adesso noi andiamo a salvare. Vediamo quanto abbiamo guadagnato da tutto quello che abbiamo messo giù, ma non sarà tantissimo, e poi ci salutiamo. 183. Considerato che per la bag ci vogliono 500, non ricordo il nome della valuta, questo potrebbe essere un piccolissimo problema. Allora, rieccoci qui e io continuo a dire che questo gioco, secondo me, è molto molto rilassante, forse a volte anche troppo, però come gioco è molto molto interessante. Siamo sinceri, le caratteristiche sono quelle solite dei farm simulator, dei farm sim, forse, ecco, non farm simulator, farm sim. Però, devo dire che questo gioco mi sembra avere una marcia in più nel genere. Vuoi un po' per la ricerca del realismo per quel che concerne i personaggi, vuoi per l'attenzione ai dettagli legata, come vi ho detto, agli appartamenti, vuoi anche ai, forse un po' stereotipati in alcuni casi, ma è normale, lo sappiamo, in ogni gioco ci sono quei personaggi che sono un po' lo stereotipo che noi ci aspettiamo di trovare. Però questo gioco continua a interessarmi abbastanza e continua a essere molto molto bello, non solo graficamente da vedere, ma anche da giocare. Ho voglia di vedere cosa mi diranno i personaggi e cosa ci aspetta da loro. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche così da sapere sempre quando o io o Sasha manderemo giù uno dei nostri video soliti. Vi ricordo che la nostra programmazione va dal martedì, facciamo martedì, giovedì, il sabato solitamente ricarichiamo le live dei giochi un po' più impegnativi, per adesso stiamo andando avanti con Elden Ring, e poi la domenica video a sorpresa, inaspettato. Solitamente non è un video di gaming, ma è qualcosa che abbiamo combinato noi, o di cucina o in giro o quant'altro. E quindi io vi do appuntamento al prossimo video. Non so bene se sarà su Coral Island o porteremo comunque qualche altro gioco. Se la serie di Coral Island vi stesse piacendo, voi lasciate un bel commento, ditemi cosa ne pensate. E se volete, potete anche insultare, tranquilli, siamo aperti a tutti i tipi di comunicazione che volete darci. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi saluto qui. E per fare un po' come mio collega va oggi mi va, vi dico bella.